giorno dopo la presentazione della nuova Giulia, a cui abbiamo dedicato due video che trovate sul nostro canale YouTube, Alfa Romeo ci ha fatto un altro regalo, permettendoci di entrare ancora una volta nel nuovo museo di Arese prima che venga aperto al pubblico. E visto che si dice che Henry Ford si toglieva il cappello quando vedeva passare un Alfa Romeo, andiamo a vedere queste macchine del passato che hanno creato questo marchio così leggendario. Non potevo che iniziare da qui, dall'Alfa Romeo Giulia originale, visto che tutto è iniziato dalla presentazione della nuova Giulia. Questa è una versione già un po' sportiva, la TI 1600, 90 cavalli. E devo dire che una delle prime cose che si nota quando ci si avvicina a una macchina storica come questa è che erano veramente compatte e quindi anche molto leggere per le prestazioni. Seguitemi perché vado un po' così, non ho una scaletta che mi sono prefissato un po' a cuore, visto che parliamo di passione automobilistica. La Giulietta, quindi la versione più piccola della Giulia, che era stata un po' anche definita la fidanzata d'Italia e la macchina, il modello che aveva permesso all'Alfa Romeo di diventare un'industria più grande e aveva dei motori come questo, vedete, il 1003, se non sbaglio, sì, 4 cilindri, una cinquantina di cavalli, pensate quanto ci si divertiva con così poca potenza, ed era il mitico B-albero, e qua lo potete guardare. Se mi seguite ancora, qui dietro vi faccio vedere una che mi ha colpito particolarmente, è una Touring super leggera, guardate che linea che ha, Super Sprint 1009, era una fuoriserie, a quei tempi, siamo intorno agli anni 50, si facevano questo tipo di operazioni che hanno reso poi anche molto famosi i carrozzieri italiani. Poi non vi preoccupate, per vederla meglio abbiamo deciso di farvi anche delle immagini di copertura specifiche di tutte le macchine. E adesso seguitemi perché iniziamo veramente la visita. Si respira un'aria strana perché tutta la struttura del museo è nuovo, quindi c'è aria di nuovo, ma le auto sono d'epoca e hanno un odore caratteristico, no? Del tempo passato. Concludiamo questo primo piano con la prima Alfa Romeo, la 24 HP del 1910. 105 anni di storia, il museo è fatto a piani. Adesso vi faccio vedere, vi do una panoramica della struttura. Siamo scesi di un piano e cambia il periodo. Qui ci sono le Alfa che vanno dagli anni 70 agli anni 2000 e cominciamo con gli anni 80, Alfa 75, giusto per riattaccarci a quel filo rosso, rosso Alfa, che abbiamo cominciato con la Giulia originale, che è la nonna della nuova Giulia. Questa è un po' la mamma, perché è l'ultima Alfa a trazione posteriore prima della nuova Giulia. Era una macchina particolare, aveva la meccanica transaxle, quindi il cambio dietro, Ponte de Dion. Mi ricordo un amico di mio padre ce l'aveva in garage e io tutte le volte che andavamo a cena da loro salivo, prima ancora di avere la patente, sognando di guidarla. Passiamo di qua perché c'è un altro modello che a me aveva impressionato molto, fine anni 90, 97, Alfa 156. La storia del marchio Alfa è fatta così di continue rinascite e ricadute. Questa sembrava veramente la volta buona sia come linea che come meccanica, perché sospensioni a quadrilateri, handling, veramente comportamento su strada pazzesco. E dopo è venuta la 147, ci si è di nuovo persi un po' e adesso, come abbiamo detto in questi giorni, di nuovo la rinascita dell'Alfa. Questa però era veramente una bella macchina. E qui alla mia sinistra un ennesimo rilancio del marchio con l'Alfa Romeo 8C competizione, meccanica di origine Maserati, 8 cilindri a V. Ha emozionato tantissimo, era una serie limitata, 500 esemplari, che ha poi anche dato la spinta per fare l'Alfa 4C, e qui siamo negli anni 2000. Mentre dietro di voi, adesso andiamo a vedere, un periodo un po' strano, gli anni 70, anche in termini di design automobilistico, ci sono tre esempi, Alfetta, Alfa Sud e Montreal, carrozzerie un po' squadrate, taglienti, sono modelli, soprattutto l'Alfetta, l'Alfa Sud, molto popolare in Italia, che molti di voi avranno magari avuto in famiglia. E visto che parliamo di Alfa Romeo, come non citare ogni tanto qualche motore, qui
c'è un Boxer, uno dei mitici, una delle mitiche architetture di questo marchio, con una caratteristica particolare. Vedete, i freni erano entrobordo, qua c'è la trasmissione, i semiassi verso le ruote, i freni invece che essere sulle ruote erano entrobordo per centralizzare le masse e il baricentro. E si progettavano, si concepivano in maniera molto diversa le macchine, senza pensare troppo ai costi. Questa, ragazzi, l'avevo solo vista nei libri di ingegneria quando studiavo aerodinamica, perché è la 40 o 60 HP aerodinamica 1913. In quegli anni si studiavano le forme per ridurre la resistenza aerodinamica. Seguitemi, vedete? Forma a goccia, che è quella migliore per soprattutto ridurre le turbolenze qui in fondo alla coda ed evitare che si formino vortici che rallentano la macchina. E visto che parliamo di rotondità, guardate che spettacolo, qui c'è la Nuvola 1996, che era un prototipo che era piaciuto tantissimo perché è spettacolare, è bellissima, tra l'altro in questa luce un po' così sembra appunto sollevata, gli interni, le proporzioni, le forme, è rimasto un prototipo perché purtroppo in questi casi produrre di serie un oggetto così di solito vincono i costi, però vi assicuro è veramente meraviglioso. E dalle forme arrotondate si fa un salto proprio quantico, incredibile, con la Iguana di Giugiaro tagliata con l'accetta, anche un non so che di DeLorean, che l'ha disegnata sempre Giugiaro, e poi ha una verniciatura, sembra granito, molto strana per gli anni, siamo a fine anni 60, vedete qua proprio sperimentavano, c'è anche un po' di influenza di Bertone, che è stato uno dei maestri di Giorgetto Giugiaro, mentre qui sempre linee squadrate, ma un altro designer, Marcello Gandini, che è diventato famoso con la Lamborghini Miura. Questa è la Carabo, una delle macchine su cui ha iniziato a sperimentare un po' il suo stile, che poi è diventato famosissimo. Acceleriamo un po' perché altrimenti io qua mi perdo, anche perché ho già visto al piano sotto un modello molto interessante. Ve l'ho detto prima che vado un po' di pancia e in questo piano ho deciso di concentrarmi solo su una macchina perché secondo me riassume un po' tutta la filosofia delle Alfa Romeo. Giulia Sprint GTA 1965. Perché è così importante secondo me? Perché è compatta, piccola, trazione posteriore, alleggerita, perché il piacere di guida non è solo motori ma anche poco peso, ha delle proporzioni perfette, dovrebbero rifare, adesso abbiamo iniziato a ragionare di nuovo con la nuova Giulia, anche con la 4C, macchine del genere. Se pensate una macchina moderna al giorno d'oggi con questa filosofia è un po' la Toyota GT86, coupé, non supercar estrema, spider, niente fibra di carbonio, che per carità va benissimo, ma a noi appassionati servono macchine del genere, normali, tradizionali, ben fatte, curate, trazione posteriore, belle da guidare, da toccare e anche da annusare, perché questa c'è un bellissimo odore. E poi quadrifoglio verde, ovviamente, che ve l'ho detto, è fondamentale questa macchina perché riassume un po' tutto quello che c'è da vedere e da capire di un Alfa Romeo. Uno dei vantaggi di essere da soli, museo tutto per noi, è che ho scoperto una stanza che ovviamente è visitabile, però ce la godiamo tutta perché, guardate un po', quando si dice che si stava meglio quando si stava peggio, anni 50, Giulietta Spider, direi che una delle mie preferite esteticamente, era uno dei periodi storici in cui tutto era perfetto, possibile, c'era ottimismo, forse solo l'Ottocento era migliore come periodo perché la tecnologia si credeva che potesse fare tutto, e qua è proprio un equilibrio perfetto, design Pininfarina, di bellezza, sportività, in più guida all'aria aperta, è stata in tantissimi film, proprio il simbolo della felicità.
Un altro pilastro del marchio Alfa Romeo sono le gare, la velocità, e qui inizia la parte del museo dove sono esposte le vetture da competizione. Questa è una macchina con marchio Alfa Romeo e il simbolo del cavallino rampante sulla fiancata, perché Enzo Ferrari, eccolo qui, prima di creare la scuderia è stato un pilota e anche un direttore sportivo dell'Alfa. E di qua c'è un altro personaggio legato al marchio, Tazio Nuvolari, e attorno a me vedete un sacco di vetture da competizione che hanno fatto anche la Mille Miglia, che è un'altra cosa legata indissolubilmente alla storia di Alfa. Ma andiamo avanti, perché sennò io qui mi perdo e voglio farvi vedere ancora un sacco di cose. È sceso anche il buio, un po' di atmosfera. Provate un po' a dire che cos'è questo motore. 1914, motore da corsa, 4.500 di cilindrata, 4 cilindri, grossi come il mio braccio, 88 cavalli e 2.950 giri. È una piccola battuta. Chissà se il mitico Farina, il pilota, è parente del nostro Andrea Farina. Adesso indaghiamo, perché non si sa mai sull'albero genealogico. Parliamo di eredità. Attenzione qua che è stretto. Questa è fighissima, questa è la parola giusta. Alfa 33 stradale, che è proprio allucinante perché è bassa, levigata. Questa è stata la macchina da cui hanno preso ispirazione per fare l'Alfa 4C. È un'astronave, c'ha pure i vetri sul tetto. Bellissima. Quella, la riconoscete, è la 155, che ha dato del filo da torcere nel campionato tedesco DTM con Nicola Larini, e anche nel Super Turismo italiano con Piedone Giovanardi. E qui, per chi si fosse dimenticato, Alfa Romeo è stata anche in Formula 1 più volte con i motori. Fa strano vedere una monoposto con il marchio Alfa Romeo sul volante. E così abbiamo finito questo viaggio nel tempo lì indietro, nel nuovo museo storico Alfa Romeo, che hanno chiamato la macchina del tempo. Quanto costa entrare qui? Dietro di me c'è un display che adesso è spento, ma prima abbiamo fatto le riprese. Non mi ricordo sinceramente il prezzo dei biglietti, ma adesso vi facciamo vedere le immagini, così potete venire anche voi a vedere questo museo. Ah, e dimenticavo una cosa, il museo apre al pubblico il 30 giugno. We'll be right back.